Una battaglia così leggendaria da dare il nome ad uno dei migliori reparti dell'esercito italiano. E stiamo parlando proprio del 9° Reggimento d'Assalto Paracadutisti Col Moschin, il fiore all'occhiello delle forze speciali italiane. E noi oggi siamo qui per raccontarvi l'impresa più eroica compiuta dai suoi precursori. Prima di iniziare il video, però, volevamo ringraziarvi per il traguardo dei 3.000 iscritti. Adesso, però, non è finita qui. Ci siamo fissati un altro obiettivo, arrivare a 5.000 iscritti nei prossimi 3 mesi. Quindi grazie a chiunque contribuirà. Basta un secondo, un click. Non costa niente. Bene, ora però veniamo a noi. La numerazione ed il nome di tale reparto non sono affatto casuali. Infatti, traggono origine dalla più brillante azione condotta sul nostro fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Il 16 giugno 1918, in un momento molto delicato per il nostro esercito, la Battaglia del Sostizio, il 9° Reparto d'Assalto conquistò d'impeto una posizione munitissima e di importanza vitale per la tenuta del fronte, il Col Moschin. E detta così, in realtà, potrebbe sembrare una battaglia come molte altre, se non fosse che i 600 che parteciparono all'azione lo fecero con una scarsissima preparazione di artiglieria, subendo perdite veramente insignificanti se rapportate alla portata dell'azione, e conquistarono il Col Moschin in soli 10 minuti. E allora, a questo punto, iniziamo già a intravedere il motivo per cui il reparto fiore all'occhiello delle forze speciali italiane ha voluto prendere in eredità il nome del 9° Reparto d'Assalto. Perché alla fine sono stati proprio i reparti d'assalto italiani i precursori delle forze speciali attuali. Perché in una guerra dove masse di uomini venivano mandate all'assalto in maniera inefficace, dove decine di reggimenti si dissanguavano per conquistare pochi metri di terreno, gli arditi, con le loro azioni fulmine, incarnavano appieno la modernità e la rivoluzione. E ancora oggi, difatti, le forze speciali di tutto il mondo si addestrano continuamente per cercare di fare al meglio ciò che il colonnello Bassi, con i suoi arditi, iniziò più di 100 anni fa. Completare una missione in maniera veloce e pulita, ottenendo il massimo risultato con il minimo delle perdite. E certo, sappiamo bene che anche gli altri avevano le loro truppe d'assalto e alcune di esse nacquero anche prima degli arditi. Ma come abbiamo spiegato nel video a loro dedicato, che vi lasciamo in sovraimpressione, gli arditi con la loro preparazione e con il loro addestramento furono i migliori, senza ombra di dubbio. Molto bene. Ora però, dopo questa lunga digressione, vediamo di spiegare cosa successe in quell'azione così brillante da lasciare di sasso i comandi italiani e nemici. Ci troviamo nel massiccio del Grappa, nel giugno 1918, durante la Battaglia del Sostizio. Gli imperiali hanno raccolto tutte le forze per provare ancora una volta a sfondare l'instabile linea italiana e ancora una volta ci sono quasi riusciti. La linea italiana si srotola lungo il fiume Piave per poi proseguire sulle alture del massiccio del Grappa, dove i soldati del Regio Esercito sono in una situazione critica, in quanto si trovano aggrappati alle ultime propaggini montane verso la pianura. Lo stesso maresciallo Conrad, parlando della nostra condizione sul Grappa, disse: «La situazione degli italiani era paragonabile a quella di un naufrago aggrappato con le mani ad una tavola di salvataggio. Basterebbe mozzargli le dita con un colpo d'ascia per farlo precipitare nei flutti». E così, il 15 giugno, iniziò la cosiddetta Operazione Radetzky. Le truppe austro-ungheresi, dopo aver conquistato il Col del Miglio, si lanciarono verso la cosiddetta linea dei capisaldi, facendo cadere in rapida successione il Col Fenilon, il Col Fagheron e il Col Moschin. Le artiglierie della Sesta Armata, dall'altopiano di Asiago, fecero cadere una pioggia di proiettili sulle posizioni appena conquistate dagli austro-ungarici per cercare di fermare l'ormai inevitabile avanzata verso Bassano. A quel punto, l'arduo compito di rimpossessarsi di quelle posizioni fu affidato alle brigate Calabria e Basilicata.
E al comandante di quest'ultima, il colonnello Giorgio Boccacci, venne messo a disposizione anche il nono reparto d'assalto, che fu un grande protagonista di questa brillante azione. A questo punto però, prima di proseguire con il racconto, è necessario spendere un paio di parole su questo incredibile reparto. Esso nacque il 23 settembre 1917 come sesto reparto d'assalto e solo nel maggio del 1918 cambiò il suo numerale in nono. In realtà all'inizio tale reparto non era proprio un granché, aveva di certo molto potenziale, ma scarse capacità combattive. I suoi volontari, provenienti in larga parte dalle brigate di fanteria Torino, Alpi, Calabria e Reggio, erano senza dubbio uomini molto valorosi. Però la cura della disciplina e dell'addestramento erano un po' lasciate a se stesse, erano insomma molto scarse, per non dire nulle. Ma nei primi giorni del febbraio 1918 tutto cambiò. Il comando del reparto infatti passò ad un uomo che ritroveremo anche sui libri della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di un maggiore pugliese, proveniente dal 57° Reggimento Fanteria, descritto da tutti come un uomo energico ed intraprendente. Eh sì, stiamo parlando proprio di Giovanni Messe. Esso fu in grado in pochissimo tempo di trasformare un reparto poco addestrato e indisciplinato in un piccolo esercito di superuomini, pronto a superare ogni ostacolo. La stima e la fede incrollabile dei soldati nel suo comandante era evidente. Ad ogni assalto essi uscivano dalle trincee al grido di "Messe, Messe, a noi!". E una cosa che abbiamo notato, studiando le vicende della Prima Guerra Mondiale, è che l'esercito italiano, nonostante i suoi errori spesso grossolani e banali, fu sempre in grado di schierare il reparto giusto nel posto giusto, nei momenti di maggiore difficoltà. E anche questa volta, durante quelle lunghe giornate di giugno, nessuno meglio del nono poteva trovarsi lì. Così, alle 12:15 del 15 giugno, tenete bene a mente gli orari perché vi faranno capire con che rapidità si svolse il tutto, il maggiore Messe si presentò al colonnello Boccacci per farsi spiegare i piani dell'azione, che prevedevano la riconquista del Col Fagheron, che sarebbe servito poi da trampolino di lancio per riappropriarsi degli altri due colli, il Fénilon e il Mosquin. Così, alle 2 del pomeriggio, due delle tre compagnie del reparto mossero all'assalto. La prima, nell'infuriare della lotta, perse subito il suo comandante, il capitano Umberto Pinca. Ma nonostante la tragedia, questo fatto moltiplicò le forze degli arditi, che conquistarono tutte le posizioni assegnate. Nel frattempo, la seconda compagnia del capitano Zancanaro, dopo una lotta cruenta, riconquistò il Col Fénilon. Dopo solo 15 minuti, alle 2:15, tutto era finito. Gli arditi avevano vinto, ma rimanevano ancora due capisaldi da conquistare. Furono inviate subito delle pattuglie per saggiare il terreno. I due colli erano fortemente presidiati e ben muniti di mitragliatrici. Alle 20:30 iniziò il tiro dell'artiglieria e alle 22 partì l'assalto. Un'ora più tardi anche il Fénilon era sotto il controllo del nono. Dopo una giornata così intensa di lotta, del meritato riposo non avrebbe di certo guastato. Ma il messaggio recapitato dal portaordine a Messe fu chiaro. Bisogna riprendere ora, ad ogni costo, il Col Mosquin. L'assalto, quindi, è previsto alle 7 del mattino. Un'ora prima, gli arditi si schierano nella selletta del Col Mosquin. Ma c'è un problema. L'artiglieria tace. Avrebbe dovuto iniziare mezz'ora prima, alle 5:30, ma niente. Improvvisamente, poco prima dell'ora fatale, nettamente in ritardo, si vedero i primi colpi esplodere sopra Col Mosquin. Ma a quell'ora il tiro sarebbe già dovuto essersi allungato, per permettere agli arditi di passarci sotto incolumi. Questo scherzetto potrebbe costare molto caro agli arditi. Ma il maggiore Messe, sicuro delle capacità e del coraggio dei suoi uomini, invia un dispaccio al colonnello Boccacci, riferendo che alle 7 l'assalto si farà ugualmente. Gli arditi scattano dalle loro posizioni, seguiti da un battaglione del 92° Fanteria. In breve tempo sono sul rovescio delle trincee del Col Mosquin, dove scaricano una gragnola di petardi Thevenot prima di lanciarsi dentro, ingaggiando una violentissima lotta corpo a corpo col nemico.
In 10 minuti tutto è finito. Gli italiani hanno vinto. Hanno riconquistato tutte le posizioni perdute nei giorni precedenti. Le perdite di queste 2 giornate costano agli arditi 6 morti e 80 feriti. Quelle austriache invece sono incerte, ma comunque di gran lunga superiori. E a riprova della superiorità degli arditi, di cui parlavamo prima, ci sembra doveroso citare la testimonianza di un ufficiale inglese che era presente in zona nei giorni dell'attacco. A forza di infiltrazioni e favoriti dalla nebbia, nella mattinata gli austriaci si erano impossessati di Col Moschin, Col Fenilon e Col Fageron. Fosse il nemico rimasto in possesso di queste posizioni, la strada di rifornimenti per il Grappa sarebbe stata gravemente minacciata. La situazione rimase alquanto incerta per tutto il giorno, ma verso sera il IX Corpo mandò un fresco battaglione di arditi per risolvere la situazione. Dopo un forte concentramento di fuoco di artiglieria, la sera stessa gli arditi riconquistarono Col Fageron e Col Fenilon e il mattino dopo il Col Moschin, catturando molti prigionieri e ristabilendo le posizioni. Senza dubbio non esistono truppe migliori degli arditi, dei quali in seguito venne costituito un intero corpo. Il lavoro svolto da questi battaglioni d'assalto sul fronte della Quarta Armata è stato mirabile. Tutti volontari, sia gli ufficiali che gli uomini. Addestrati al più alto grado di efficienza e scelti dopo una durissima selezione di prove fisiche, essi non hanno mai fallito un obiettivo. Nessuna meraviglia che gli austriaci ne fossero terrorizzati. Per il resto del conflitto, il nono reparto d'assalto venne impiegato in gran parte sui violentissimi scontri dell'Asolone e venne definitivamente sciolto il 17 novembre 1920. I suoi arditi vennero decorati con 3 medaglie d'oro, 147 d'argento e 88 di bronzo al valore militare, oltre che ad 8 croci di guerra. Alla fine del conflitto si contarono 139 morti e 34 dispersi, oltre che numerosi feriti. Tuttavia, l'epopea degli arditi continua. Furono moltissimi i reparti d'assalto impiegati durante la Prima Guerra Mondiale sul fronte del Grappa. Essi ci hanno lasciato in eredità delle memorie incredibili, oltre a quelle di cui abbiamo parlato oggi. Dalla conquista della trincea austriaca di Catasson, che distava appena 4 metri da quella italiana, agli incessanti assalti notturni sul Pertica, dall'eroica salita delle Fiamme Verdi sugli angusti pendii dello Spinoncia, all'inquietante storia del Curvone della Morte. Insomma, come vedete, sono ancora tantissime le storie da raccontare. Intanto vi invitiamo di nuovo a lasciare un like, un commento, a condividere il video e soprattutto ad iscrivervi. A presto!